Disegno di legge per tutelare e valorizzare i trabocchi come espressione di antichi valori sociali e culturali in Abruzzo, conservare il patrimonio ambientale, storico e tradizionale e ottenere la deroga della direttiva Bolkestein. Dopo essere illustrato nei giorni scorsi in Abruzzo, oggi a Roma i parlamentari di Fratelli d'Italia Edoardo Sigismondi, Guido Quintino Liris e Guerino Testa hanno portato all'attenzione nazionale il disegno di legge su disposizioni per la tutela e salvaguardia dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuanale e fluviale. Etel Sigismondi, parlamentare e coordinatore regionale Abruzzo, Fratelli d'Italia. Quest'oggi in Senato abbiamo presentato il disegno di legge sulla valorizzazione e la tutela delle macchine da pesca tradizionali, ossia i nostri trabocchi, delle strutture architettoniche bellissime, delle palafitte sul mare che venivano utilizzate in passato per la pesca e che oggi hanno mutato il loro uso, molte di loro ospitano bellissimi ristoranti, ma rimangono un simbolo della costa adriatica. Con il disegno di legge noi prevediamo appunto la possibilità di valorizzare questi trabocchi con la loro conservazione, dando la possibilità alle regioni di disciplinare per il loro consolidamento, per la loro ristrutturazione, ma anche per la loro ricostruzione in caso di distruzione. Altro punto, aggiunge il parlamentare, è quello di stralciare la posizione dei trabocchi dalla direttiva Bolkestein. Sappiamo perfettamente che all'interno della direttiva viene concesso agli Stati membri di poter prevedere delle deroghe. Noi riteniamo che per l'alto valore storico, culturale e architettonico di queste macchine da pesca non possono essere assimilate agli stabilimenti balneari. Un ringraziamento al professor De Carolis per l'apporto fondamentale che ha dato a questo disegno di legge, un ringraziamento ai sindaci che sono intervenuti e alla Regione Abruzzo con il presidente Marco Marsilio e con l'assessore Campitelli che recentemente in giunta hanno approvato un disegno di legge simile a dimostrazione dell'attenzione che c'è sulle macchine da pesca, che c'è sui trabocchi, delle strutture che non caratterizzano soltanto l'Abruzzo, ma molte regioni che si affacciano sull'Adriatico.